Allora viviamo anche noi la gioia del perdono, la gioia di non condannare, la gioia di avere il cuore buono, di accogliere. Io penso che sia una gioia molto più grande per chi perdona rispetto a per chi è perdonato. Perché il perdono ci rende il cuore uguale a quello di Dio, ci dona la pace, ci libera dal peccato, da ogni male. E a volte è un taglio difficile, a volte significa proprio andare contro noi stessi, contro le nostre inclinazioni, contro quello che avremmo voglia di fare. È un po' come morire a noi stessi, ma proprio per questo troviamo una grande pace, un'immensa gioia, perché, dice Gesù, chi perderà la sua vita per causa mia la troverà. Ecco, noi perdiamo spiritualmente la nostra vita, ma troviamo una grande pace, la pace che solo Dio può donare.